Ciao a tutti e buona giornata. Uno strumento che ho portato recentemente con alcuni video sul mio canale, il Glockenspiel, questo un delizioso strumento di metallo che permette di poter suonare centinaia di canzoni. Praticamente tutti i video che trovate sul mio canale li potete tranquillamente suonare con un Glockenspiel che costa poco, lo trovate su Amazon, lo trovate nei negozi di musica, davvero a un prezzo esiguo, ovviamente un prezzo variabile a seconda della marca. Allora, cosa c'è di interessante da sapere oggi? Che ho realizzato questo libro, un libro che ho fatto con la Dantone Edizioni. Perché questo libro secondo me è molto comodo? Perché voi trovate tantissimi video che non ho caricato sul mio canale, sono apposta stati realizzati da Dantone Editore per questo volumetto. In che modo? Voi potete avere sul cellulare tutti i video in questa maniera molto semplice, ma prima vi faccio vedere dentro il libro. Come vedete ci sono brani strumentali, tanti, dopo vi farò vedere l'elenco. C'è la tecnica, l'aria italiana di Mozart, per esempio. Voi vedete D destra, S sinistra, quindi sapete sempre quale mano usare. In più avete in basso i nomi delle note, ma chi non volesse leggerli, quindi uno se vuole guarda qui e poi se le trascrive, ma uno può anche fare semplicemente a meno. Ma è comodo per imparare, uno volendo con le matite. Si scrive qui i nomi delle note, dopo un po' di tempo, quando si è abituato a imparare bene lo spartito, lo toglie, cancella tutto. Ad esempio l'inno dei Marines, Kumbaya, la Morettina, Scarborough Fair, Amazing Grace, Old MacDonald, un sacco di canzoni molto facile, alcune scritte da me, alcune proprio composte da me. Adesso vi faccio vedere come potete avere tutti questi video, prendendovi ovviamente il libro, sul vostro cellulare e quindi potete studiare tranquillamente com'è. Infatti se guardate all'inizio del libro dove c'è l'indice c'è anche un codice a barre. Ebbene, questo codice basta semplicemente guardarlo con il cellulare, cioè vi scaricate quella piccola applicazione che permette di vedere i codici a barre. Adesso mi metto lì così vedete anche voi. Ecco, questa applicazione qui, io adesso clicco, perfetto, mi metto dalla parte del cellulare. Allora, guardate, ecco, già trovato, apro il link e cosa trovo? Suonare il Glockenspiel è facile e dentro, guardate quanti video, wallala, la canzoncina delle tre note, Au clair de la lune, Funky Flute, Mary Had a Little Lamb, duetto barocco, la canzone delle tre note. E cosa faccio? Questi video non sono sul mio canale, ma basta che tu clicchi sopra uno di questi video e ti parte la canzoncina. Vogliamo provare con Twinkle Twinkle Little Star? Ok, parte Twinkle Twinkle Little Star, alzo il volume perché l'ho tolto. Ok, e parte, vedete, suonare il Glockenspiel è facile, e qui adesso, senti, c'è il metronomo che ti dà l'attacco, e poi parte la musica. Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa. Che ne dite? Quindi è molto semplice, e questo non è sul mio canale, infatti come vedete c'è scritto non in elenco, ed è proprio della Dantone Edizioni. Lo metto in pausa. Questo modo di fare libri, la Dantone Edizioni l'ha ideato qualche tempo fa, e oltre a questo libro, che secondo me è un libro carino per Natale, ci sono altri due libri con la stessa metodologia, che sono Suonare flauto dolce facile, anche qui trovate nelle prime pagine il codice a barre, o Suonare la tastiera è facile, anche qui trovate nelle primissime pagine il codice a barre che vi porta a vedere tutti i video. Quindi voi avrete gli spartiti e i video. Questo è l'ultimo libro, uscito appena adesso. Qui sotto il link in descrizione, se volete andare su Amazon, trovate questi libri. Sono proprio per principianti, ci tengo a dire, per chi inizia uno strumento musicale e non ci sono le grandi hit del momento, le grandi canzoni. Avete visto tutti i brani semplici, tradizionali, ma adatti a chi vuole iniziare nella maniera migliore un percorso musicale con spartiti ben scritti, grandi, e con i nomi delle note in basso, e che quindi non avrete obbligo di guardare, potete anche fare che non ci sia, fa finta che non ci siano. In ognuno di questi tre libri, ecco, nel libro del flauto ci sono tutte le posizioni fino al do acuto, anche nel libro del Glockenspiel, come vedete, c'è scritto tutto, idem sul libro per la tastiera. Quindi chi di voi vuol fare un piccolo regalo di Natale, questo potrebbe essere una scelta azzeccata. Un abbraccio a tutti e buona giornata.